molto bene. Non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene. Gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto Rosy 88 a coglione. Ma che vattene a fanculo per pubblicità, non abbiamo mandato nulla, imbecille. Sarà quella la prima quando entri in uno stream che è The Twitch, no? Ma poi anche fosse paga! Che non è sub, è un pezzente di prima categoria, un clochard, ed è meno di valore di chi invece è sub, cioè proprio nel mondo, eh. Elitarismo, siete persone di valor minore. Ad esempio, ora Laura Rugo è una persona di valore, quelli glace, conks, esatto, cioè, sono persone da stimare, persone stimabili, anche se sono serial killer. Grande Pietro, grazie Dry Wespo, mazza quanta gente seria. Hello, clochard! Ma come cazzo ha fatto entrare questa? Boh. Dalla porta. Dalla porta. Cominciamo a mettere questo microfono vicino alla bocca, per cortesia. Ok. Grazie, Sirscio. Allora, ragazzi, io ho trovato finalmente una fonte di ispirazione nel web. Posso dire solo una cosa? Certo. Prima di... Se mi vedete annichilito è perché stanno succedendo delle cose brutte. Lo dico qui, scrivete alla mia mail che trovate su Instagram, mi serve un avvocato competente alla mail. Chi mi farà perdere tempo verrà come bloccato. E bannato da grazie, CED. Nome che non si può pronunciare, altrimenti potremmo essere bannati. Dunque, dicevo, io come sapete amo il cinema, no? Sì. Molto. E ho trovato finalmente un ragazzo molto giovane. A Roma l'avvocato, scusa, vai. Che è un artista a 360 gradi, cioè uno sceneggiatore, attore e regista di se stesso, un po' come Woody Allen. Questo personaggio è Anthony Di Francesco. Ah, okay. Una volta era vero. Anthony Di Francesco ha lanciato una nuova serie di video sul suo canale che io mi sto letteralmente divorando. Cioè io amo Anthony Di Francesco. Io sì. Anch'io lo amo e ho avuto questa ossessione quando c'era quella serie, come si chiama, Viral. Esatto, esatto, esatto. Già c'era l'Elettra originale. Sì, noi già commentammo quella serie, però fu un po' un fallimento sia dal punto di vista artistico che di views. E dunque, la mente geniale di un uomo come Anthony Di Francesco, cosa ha elaborato? Ha detto, visto che a fare l'attore sul serio non riesco, faccio l'attore volutamente trash, un po' alla The Lady. E secondo me sta spaccando i culi, cioè veramente siamo di fronte ad un capolavoro seriale al pari di Twin Peaks. Quindi ho chiamato qui Bugalalla perché lei è esperta del cringe, sì, possiamo esatto, dire così, del esatto, disagio. Esperta del disagio, lì io ne ho visto tanto, poi tu come dici che è qualità. Io... questo? Quanto disagio hai visto nella tua vita? Io? Sì. Guarda, ne ho visto almeno altrettanto di quanto ne vivo quotidianamente, quindi... Che disagio vivi quotidianamente? La vita, Roma, ah, tutto quanto. Già che prendi mezzi a Roma, il disagio sì, è tanto. Esatto. E quindi, visto che siamo in tema cringe, io partirei con la prima clip la della giornata. La prima sono diventato cinese. Ormai, mi viene a cena down se sì, a convertire. Esatto, esatto. L'altro qua sotto mi hanno aperto due cinesi. Sì, ma questo quartiere è totalmente asiatico. A me non ci rompo nel cazzo. No, no, infatti è ottimo. La prima clip della giornata, signore, che ha vinto la scenetta più cringe della settimana. Sì.
Quindi... Cringe of the Week, questa era una rubrica che aveva Filthy Frank, chiaramente abbandonata perché non fa più video da 3 anni. Ok, Cringe of the Week. E quindi noi siamo gli eredi. Il bacio tra Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi. Oh, faccina sì. Sconcertata. Metto pure la scherma in terra che si deve vedere bene. Come lui è tutto sciolto sulla poltrona. Grazie Babù, grande Babù. No, sulla bocca. Beh. Oh mio Dio. Zulish, così. Raga, comunque voi non lo sapete, ma io Sgarbi l'ho incontrato qualche anno fa a Campo dei Fiori. Ci ha provato anche sicuramente. Ci ha provato palesemente, ma oltre adesso vi dico come. Cioè lui è venuto da me e mi ha detto: "Ma tu si sente che sei romagnola?" Ho detto "Sì." "Di Imola?" "Sì." "Ah, io conoscevo tua madre." Come? Come? "Sì, sì, probabilmente tu sei mia figlia." Top approccio. Comunque vuoi venire a casa con me? Così proprio. Ok. Tutto, Sgarbi. Top approccio. Ma così bisogna fare. Top approccio. Grazie gaming. E tu gli hai detto sì. Certo che gli ho detto sì. Ci mancherebbe. E ha fatto un figlio anche con te. Esatto. Non riconosciuto. No, sei tu in realtà. Sono io. Sono tuo figlio. Io sono tuo figlio. No, io sono tua madre. No. Plot twist. Buca, sono quello del preservativo al microfono, ti prego, che vuol dire questa cosa? Perché io per fare i video uso il preservativo, no, non uso il preservativo, cioè uso il microfono senza preservativo, effettivamente non è l'antipop. È scapoccato. Però mi è arrivato il preservativo, solo che lo devo ancora infilare, vabbè. Ci vuole tanto, eh? 10 mesi di cervo. Questo è vero. Basta che come cazzo ha fatto entrare questo? Sì. Grazie Rock. Sì, sì. Però e grazie anche a Ryuki. Quante energie vi devi dare a Dudu? Mega cade il cazzo oggi. Allora, Ciao. Allora, prima di inoltrarci nel fantasmagorico mondo di Antonio Di Francesco, Bugalalla ci ha detto di sentire questo pezzo sì. di Alessandra Mussolini del 1982. 82. Tokyo Fantasy. Top premio. Beh sì, top piedi. C'è anche un video dove lei balla nuda. Ah. È giapponese. Esatto, è giapponese. Che voce de merda. Come cazzo ha fatto entrare quello? Ma qui era in inglese. Okay. Beh, bello. Che ne pensi tecnicamente, Simo? La voce è orribile, nasale, proprio brutta. È gallinacea. Gallinacea, devo dire. Che poi, però, forse nel mercato giapponese vanno pure. Ma poi, scusa un attimo, non era tipo prodotto italiano, lingua italiana? Ma guarda, yen, 2200 yen. Sì. No, dico in generale, no? Che poi, ricordando non so. Il suo cognome, dico, non era sempre italianità. Sì. Proteggere la lingua italiana e cantare. Ma come infatti portare... lei porta, cioè questa cosa si chiama amore. Esatto, se era come portare lo vedo in giapponese, pizza, dico, oh, italiano, oh. Esatto. Okay. Che ne so, magari dice "Oh, top fregna". Cazzo ne so. Ok. Dici che quindi... il cognome non ha influito, eh? No, poi 2200 yen, quanti euro so? Ma io che cazzo ne so. Negli anni 80 poi non lo so. Ah, ben fatti. Proprio questa qua sarà stata scannerizzata ora. Poi ha fatto anche un numero di Playboy, non so se 3 euro di sapevate. Ah, quindi ha fatto le robe nuda. Sì. Vabbè, vabbè, una donna tutta ad un pezzo. Ma adesso passiamo a colui che dà il titolo a questa live. Beh, vorrei fare una piccola premessa. Io non guardo video YouTube, qualcuno dirà "Ma che cazzo dici?" Nel senso che li ascolto. Fammi parlare. Fammi parlare. Posso parlare? Nel senso che li ascolto tutti, cioè li metto in background mentre lavo i piatti, mentre disegno, mentre trombo. Tu non lavi i piatti? No, io lavo i piatti, solo io. Tra l'altro, tipo ad esempio Wesa Channel, no? Se tu leggi in descrizione c'è scritto: "Attenzione perché questo video può provocare erezioni", e quindi durante l'atto sessuale è ottimo il video di Wesa, anche agli eterosessuali. Ma che cazzo stai? E però penso l'eccezione è la cosa più antisesso. Scusa, l'eccezione però sono questi video. Cioè io mi metto lì, li guardo proprio tutti perché mi hanno affascinato veramente, come un film Lynch. Li stai binge watchando come una serie? Sì. Ok.
Il primo video che sta anche in tendenze, raga, 19esimo in tendenze, Assassunina, mascherata e ci segue in piena notte. Oh, quindi partiamo con questa reaction. Se vuole un po' più cattiva, però. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video vlog. Felice, ok, il format mostra a domicilio vi piace tantissimo e lo continuo senz'altro. Però volevo portare qualcosa di diverso. Grazie Roby. E oggi eccomi qua, vi porto tutta la notte in una pineta, o comunque passare la notte in una pineta in compagnia di Ilaria, direttamente dalla Calabria. Che siamo... Simone, già t'ho visto con quel sorrisino, per cortesia, già lo so che stai per dire, si trattenga. Ma è maggiorenne? Non lo so. Capito? Però già ho visto quella... che stavo cercando di capire. Con la coda dell'occhio ho visto il sorrisino beffardo. Trovatella. No. Sì, la trovatella. Coraggiosa. No, in realtà stavo valutando che tu sei maggiorenne a blasto, se minorenne no. Non lo so, nel dubbio. Nel dubbio, per ora mi sto zitto. Trovare qualcuno di voi sicuramente se la ricorderà. Niente, Ilaria, allora che cosa ne pensi? Mamma mia, davvero? Sei un po' in ansia, hai paura? Sto facendo sotto. Come ad un certo punto, grazie, grande proprietà di linguaggio addirittura per rendere il tutto, grazie, molto più horror e pauroso. Non la sapevi questa cosa, vero? Ma non me lo stai dicendo. Vabbè, scialla, lo facciamo lo stesso. Che te frega? Se succede qualcosa. Guarda quello sguardo suo paternale, proprio tipo dopo te lo metto in bocca. Guarda, ben venga, viva il sesso. Sì, sì. No, ma è bello vedere Anthony che insomma sfrutta. Sapevi questa cosa, vero? Ah, tra l'altro posso dire una cosa. Vabbè, scialla, lo faccio. Su questo, vabbè, se lo posso dire perché... Sì, certo. Il caro Anthony è solito, questo con affetto lo dico, non c'è nulla di male, è solito scrivere a circa X ragazze al giorno con lo stesso approccio. Questo me ne sono accorto perché sia la ragazza con cui sto frequentando adesso, sia un'altra ragazza che conosco hanno ricevuto il suo messaggino in direct. È successa la stessa cosa, tipo ciao, oppure ehi, una cosa del genere. Risponde ciao, tipo come mi hai trovato, nella home, tutto così. E poi dopo passiamo, perché non ci vediamo, dove abiti. Cioè già me l'hanno detto due persone. Ma lo voglio anch'io. Anche ma scrivi tu direttamente tu. Gli scrivo io. Scriviti tu, ma tanto Anthony. Ciao, ti ho trovato nella home. Esatto. No, ma io su questo. Ma così gli hai rovinato tutto. No, ma io su questo non ho nulla incontrato. Beh, sono persone che mi hanno detto direttamente, in cui sono coinvolto pure io, per cortesia. Però fa bene alla fine, cioè non c'è nulla di male, per carità. Magari quando lo fa quelle ragazze fidanzate impegnate un po' meno. Ti stai frequentando, infatti ormai Marra è... Vabbè, frequentazione vuol dire tutto. Mi sto frequentando anche con Buca, per esempio. Una frequentazione amicale, per dire. È sposato, ragazzi. Io gli faccio le treccine. Ah, non pensavo altro. Stesso. Che te frega? Se succede qualcosa... No, Anthony, no. Prima cosa, lasciate subito un bel mi piace, perché lo sai che succede, Ilaria, se loro non lasciano mi piace a questo video. Anzi, metti mi piace. Tipo rape sounds proprio. Metti tipo... mi piace, sì. No, tipo, ma sai cosa succede se non metti mi piace a questo video? Appare la scritta Brothers qua. Tipo, oppure che ne so, lui tira fuori una frusta. Oppure apre la stanza segreta, tipo 50 sfumature di grigio. Mm-hmm. La stanza delle sono torture. Un sacco di gattini. Vuoi vedere la mia stanza dei giochi? Come sai cosa succede se non metto mi piace? Questo. Grazie, sballato perso. Che vengono interrogati. Vengono interrogati domani. Ah, no, sì, metti like. Non c'è scuola. No, vabbè, no. Quando torna. Ah, perché non, sì, non voglio, non vorrei essere interrogato. Soprattutto. Ma voi avete notato polizia. Lo sguardo che ha, che sembra che non abbia l'anima. C'è qualcosa di. Ma che lui? Qua sì. C'ha l'occhio un po' storti, eh. No, ma in ogni primo piano che ha. Ma ormai... Io mi inquieto, non lo so, c'ha sto sguardo. Guarda lei. Guarda, è lo sguardo. È lo sguardo del depensaggio questo. Sì, cioè, proprio lo incarna perfettamente. Guardate, pensate che io stia pensando a qualcosa? Ebbene, vi sbagliate. Sto depensando. No, secondo me lui ormai si è proprio rotto il cazzo, va avanti per inerzia. Cioè, un video al giorno di ste cagate. Anzi, più di video al giorno. A volte ne posci pure due, tre al giorno. Con ste cagate, tutte uguali. Ti levano l'anima, appunto. Cioè, poi ci metti tutto il tempo per farlo. Perché... Sì. Ne vale la pena, Anthony? Questo ti chiedo io, ne vale la pena? Non vuole averete interrogati, quindi lasciate un bel mi piace, a parte il fatto che è gratuito, non costa niente. E inoltre iscrivetevi al canale perché è gratuito pure quello. E niente, raga, volevo cambiare format perché stavo a fare praticamente sempre gli stessi identici video. Invece e adesso. Oggi andremo a identici. Testare... Identici. Sono i pesci, i suoi identici.
No, non ho capito. La pubblicità proprio. Non ho capito. Azione 3 in 1 contro i sintomi del raffreddore. Non ho capito. Scusate, no, voglio aprire sta pubblicità. Cazzo. Non ho parole per questa tua pubblicazione. Andrà bene, me lo sento. Se non ci rapiscono oggi, non ci rapiranno mai più. Anche perché avevo visto che il video del cimitero vi era piaciuto abbastanza. quello che hai commentato tu, sì, eh? Spieghiamo un po'. Tu hai fatto un video recente su Anthony, no? Sì, dove commentavo sto video del cimitero falsissimo. Lui si metteva a correre a caso con qualcosa che lo inseguiva. Ma raga, non è possibile. Mo ha capito che forse deve rendere le cose più fake, ma allo stesso tempo più palesi. Più palesi, più realistiche nell'universo fake che si è creato. Sì. Perché un conto è che vai al cimitero e scappi dal nulla. Un conto è che fai questa cosa che non speriamo. Sì. Alex, grazie. Mentre al cimitero non ci andiamo, ma questa pineta di notte è molto molto peggio dello stavolta. Guardate che la faccio vedere. Cosa vuoi fare per scopare? Praticamente già sta ridendo, la pineta è vicinissima e fa freddo, regà, ricominciato a fare freddo, è incredibile. Cioè, sono un po' nervoso. No, Ilaria, tranquilla, non ti succederà niente di male. Mamma, guarda quella mano lì, no, capito, no? Vabbè, ma che c'è quella di male? Mano lì proprio... Vabbè, ma che c'è di male? Lei proprio c'ha quel tipico sguardo della ragazza proprio che... Quelle che meno mi attraggono perché un po' deve, capito? Un po'... È un po' soccombente, possiamo dire così. Sì, quelle un po' così, non voglio, però capito. Vabbè, niente. Cioè, nel senso, no, come, cioè, non so spiegarlo a parole. Quelle... Passive. Sì, esatto, passive. Sono d'accordo. Che stanno là, sono un po' bamboline. A noi ci piacciono quelle attive come Buca, belle cazzute, sì, no? Quelle con lo strapon. Esatto. Non è molto convincente questa affermazione, però ok. Oh, ma ti ricordi il video scherzo che t'avevo fatto? Immature poi, tra l'altro, eh? Devo dire di mettere la pubblicità. L'ho ma... messa prima. Ah, ok, scusa. Perché lo scrivevano in chat, sono attenti loro a questo. No, non si può mettere. Okay, l'ho caricato su YouTube, ha fatto pure 1 milione di visualizzazioni. Mia. Se vi siete persi questo video, andatelo a recuperare. Era tipo un prank che gli avevo fatto a lei, che ci provavo. Sì. Che ci provavo con troppo te. Italiano. Poi è stato ricaricato su YouTube, tipo Anthony ci prova con una delle sue migliori amiche. Il degrado di YouTube. Il degrado di YouTube, è vero. Ai tempi, quando ero tantissimo iterato. Comunque, bei tempi, insomma. Ah, Ilaria, che tu sai una storia molto importante. Lo cagano proprio. Tu non sai niente. Io ti dico le cose. Vabbè, arriva solo, praticamente, sì. Che tra l'altro è quella. Avanti, cioè, regà, manca che pochissimo. Palle, siamo tipo quasi arrivati. Tutto troppo inutile. Tipo, sono scomparsi. Cioè, di 10 minuti di video sono utili 30 secondi. Una storia molto particolare. Forse un giorno. Vabbè, un giorno ve la spiego. Adesso non ve ne frega niente. Voi giustamente potete vedere il video. Cioè, ma perché lei sparisce? Mo vedremo. Perché c'è sta luce che fa. No, ma. Il dialetto è Pappicia. Pappicia? Ma come si parla in Calabria? No, non voglio discriminare i calabresi, per carità. Cioè, gli voglio bene. Un bacione. Però, insomma, siete davvero molto simpatici, devo dire la verità. Quelle luci là si sono già spente tipo 7 volte. E questa è la cosa che mette parecchio ansia. Guarda come fa la luce. Non l'ha mai ripresa. No. Quella, sì, cioè, raga, è creepy, eh. Se c'è stava Stefano, diceva, è proprio creepy. Però non riesco a farvelo vedere bene. È un lampione. Ecco, guarda. Hai visto? Hai visto? Si è spenta, è? Hai visto? Ma è aspetta, piano. Gli effetti sonori, no? Per me vuole diventare qualcosa tipo Pit. Sì. Grazie, Alex. Ma chi c'è sto? Pigne. Semplicemente. Non è che quelle che hai nel cervello. Sono cadute tutte le pigne. Aspetta, vieni qua, Ilaria. Fidati, vieni qua. Vieni qua, allontaniamoci. Perché non ci sto succedendo niente. Ha solo inserito una musichetta. Ilaria, spostati. Dai, no, non ci credo. Ma pure fino a qua mi hanno seguito. Ilaria, tranquilla, ma che vuoi che ci può fare questo tizio? No, è una tizia, una ragazza. No, piano, no, non ti avvicinare. Grazie, sta, Vlad. Stai indietro. No, vabbè. Con quella faccia fissa. Corri. Non si muove. Girate qua. Mario, che cosa? No, vieni. Ovviamente non filma più. Cercando di capire... Perché si è spenta la videocamera? Sì, la paura l'ha fatta spegnere. Che c'è? Siamo sempre là, voi. Vado a vedere. Che cosa? No. Ma se ti sei sotto fino adesso, che cosa vuoi andare a Senti, vedere? Ti vado un attimo. Ma sei matta? No, classico da film horror. Io vado a vedere. Separiamoci. Sei forse impazzita. È proprio altro che Wes Craven, ragazzi.
Hai visto che cosa succede nei film quando si separano? Ma magari no, è qualcuno che pur di comparire nel video fa chissà che cosa. Magari vado lì, gli spacco tipo la faccia. Tipo te che l'hai succhiato a Anthony. Che credibilissimo. No! Come che spacchi la faccia? Dai, ma non può come fare queste cose. No, grazie, Lassi. Ma è pericoloso. A parte che adesso non c'è più nessuno, non lo so. Cioè, è scomparso. Che stanno allo stesso identico punto poi, eh. No, Ilaria, vieni qua. No, dove vai? Ma sei pazza? Io non te lascio andare da sola, scema. Via qua. Ecco, vedi? Vedi, le luci continuano a spegnersi? No, Ilaria, vieni qua. Oh, Ilaria, non sto scherzando, vieni qua. Vieni qua. No, ti pare che te lascio andare da sola? E metti veramente, che ne so, che è un malintenzionato? Cioè, uno che non sta bene e te fa del male? Tipo te. Vuoi andare a casa? Regà, non so che fa, sinceramente, mi trovo abbastanza in difficoltà in questo momento. Ma luci. Questo è il punto. In teoria il video non doveva andare così, noi dovevamo rimanere. Come doveva andare? E basta. Però a quanto pare succedono cose strane nella vita, come sempre. E fuori casa mia, e in pineta. Cioè, mi stalkerano sempre, ma non riesco a capire. Incredibile. È scomparso. Creature del mare. Come è scomparso? Dai, aspetta. Basta che non te. No, aspetta, voglio capire come si è persa. Per un taglio al montaggio si è persa. Mi stai prendendo in giro. Ma che ti sto prendendo in giro? Vabbè, vuoi andare. Vai a vedere che ti devo dire. Basta che non ti. Top plot twist. Allora. Top sceneggiatore. Il contrabbasso. La scoreggia di contrabbasso. Aspetta, guarda, no, guarda, guarda il taglio. Lui fa. Allora vai, basta che non ti pe. Taglio al montaggio. Beh, così si scrivono le sceneggiature. Sì, guarda. Mi stai prendendo in giro. Che cosa? Mi stai prendendo in giro. Ma che ti sto prendendo in giro? Vabbè, vuoi andare. Vai a vedere che ti devo dire. Basta che non te. Immagino lui con le braccia, col telefono che fa sì, le imprese. Sì. Ilaria. Con la musica di Soul poi. Ilaria. Con di Soul. Sì. Oh. No, copyright. Ilaria. È sparito. Dove stai, là? Tipo Batman, non capito? Uno spazio aperto. Te lo dico subito, ste cose non mi piacciono. Esci fuori. Ilaria, non sto scherzando, sono serio. Ecco. Oh, che palle. Beh, sicuramente sei dà un messaggio importante ai bambini. Cioè, non lasciare le ragazze sole nelle pinete di notte. No, sono andare completamente chiuso. Ah, giusto, giusto. Quindi, ragazze, 12 ore. Ragazze che vengono contattate da Anthony, mi raccomando. Vixinex Aloe, rapida azione contro il raffreddore. Grazie, pagateci. Ma che sono sti rumori, raga? Quali? È una musica che hai messo tu in post-produzione. Io ce l'ho YouTube Premium, però sul mio account mostriamo quello del Cerbero. Per questo vediamo pubblicità. Ma che cazzo? Raga, io sento dei rumori. Ilaria, esci fuori! Fuori! Cap! Ilaria! Aria! Ma dove stai? Raga, io non so che fa, cioè. La chiamo a sto punto perché. No! 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 Mi si è scaricato il telefono, no, quindi non sono più le 4:37. Non la posso manco chiamare. Quando uno è arrabbiato fa no! Grazie pezzo di pizza. E adesso che faccio? Che mi invento? Regà, non so che. Comunque, cioè, ai livelli dei Tomardi come recitazione. Ma quanto sta io? Dai, il plot twist di Shyamalan. Gioca, esci fuori. Non è più. Il gioco è bello quando dura poco. Dai, esci fuori. Ci mancava solo che mi si scaricava il telefono, regà, pure il telefono scarico, però così no, è così, no, veramente. Ilaria! Dai, però, queste cose mi fanno prendere l'ansia. Mo me sta salì pure l'ansia. Non si accende, dai, accenditi, accenditi. Che scarico, cazzo fa? Che mi invento. Questa è scomparsa. Grazie Fox. Ma come perde sapo per tempo arriva a 10 minuti. È sempre fermo lì poi. Guarda. Ok raga, a posto, sono riuscito a accendere. No! Stavolta l'avevo già vista, è bellissima. Secondo me con tutta questa elettricità che ha messo in post produzione, il telefono ha ripreso come potenza. È acceso, è bellissimo. No, raga, come faccio? Come taglia il montaggio. Ok raga, tutto a posto. Dai, questo cazzo non sapeva come finì il video. Ma raga, questo è cinema, cioè, ma che vedevo di? Questa era pallottola spuntata. Non sa, secondo me no, stava lì a guardare le camere e stava pensando come cazzo lui stava tipo fisso nello stesso punto a girare così, no? Sì, sì. Fantastico. Ha ucciso lui Laura Palmer. Non risponde. Rispondi, là, rispondi! Ma perché?
Perché mi dà la segreteria telefonica? Con questi rumori, ragazzi, non ce la posso fare. Rumori tamburi. Sì, tamburi. Guarda lo sguardo. Oh! Bellissimo, no, raga. Bellissimo. Io non ci credo. Raga, ve lo dico, ve l'ho detto che dà dipendenza. Però ste cacate, cioè te le gusti. Te lo giuro, ma sono belli, io sono serio. Quando dico che mi piacciono, sono serio, cioè i suoi video mi fanno cagare. Questi sono proprio belli, perché è palesemente tutto finto, quindi ci sta, capito? Non è che te vuole via per culo. Cioè, ci sarà qualche 6enne che magari ci crede. Oddio, Anthony! Però è arte, raga. Cioè, per me è veramente arte. Mostra. Vedete Laura Palmer lì? Finalmente. Inquadrata, vedete? L'ha uccisa Anthony Di Francesco. Finalmente qualcosa di degno da Anthony. È divertente. Sì, sì, sì. Vediamo il capitolo 2, va. Perché così è incriticabile, capito? Ma sicuro... fa le cose così palesi, no? Ma era quello dopo questo, sì. Aspetta un po'. Sì, sì, l'ho aperto in ordine. E dopo è finito così? Sicuro, è guarda un po'. Così. Okay. Poi mi sono fidanzato con la ragazza zombie. È il secondo... Okay. Tra l'altro l'altro giorno... ho fatto a mia madre su Instagram, ho fatto una scenetta, no? Mia madre è top omofoba, perché io ho detto: ah, ma tu come la prenderesti se mi fossi fidanzato con una ragazza zombie? Come cazzo, e lei fa: beh, questo? Già che donna, sono contenta. Ho fatto: ma perché c'hai dei dubbi? E lei fa: beh, sì. Ho fatto: sì, top omofobia. Poi ho detto: comunque non rientra nello spettro dell'eterosessualità la necrofilia, cioè è una necrofilia eterosessuale. Fa: beh, comunque meglio che. E poi ho tagliato il video inquadrando tipo la Madonna che c'ha là. Fatta: mamma, che cazzo dici? Top omofoba. Meglio che frocio, sì. Frontman, volevo dire. Vabbè, queste sono parole ipotetiche. Parole ipotetiche, mia madre, che dalle quali non noi ha detto. No, la... ipotetiche, infatti l'ho tagliata appositamente, esatto. Perché comunque lei stava scherzando. Meglio necrofilo che frontman. Secondo la sua visione, dalla quale noi ci dissociamo, esatto, ovviamente. Ci dissociamo completamente. Non sono d'accordo. Ciao a tutti, infatti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi starete domandando chi ci sta fuori la mia porta di casa. No, non è vero, sta scritto qua sotto nel titolo. Secondo me non dovrebbero esistere i titoli. No, però poi a quel punto nessuno si guarderebbe video. Vabbè, è tornato un personaggio che a quanto pare voi avete apprezzato tantissimo. Cioè, vi è proprio piaciuto tanto, più del clown addirittura. La ragazza zombie. Ebbene sì, ci eravamo baciati perché avevo fatto il gioco bacio e schiaffo. Se ve lo siete perso, andatelo a vedere. Primissima cosa, lasciate un bel mi piace, che è gratuito naturalmente. Poi tra l'altro, se non lasciate mi piace ma stai a spicciare. Grazie bro. C'è la ragazza zombie fuori la porta. È tornata. Ma io non ci posso perdere tempo. Non l'hai conosciuta la ragazza zombie? Caschi dentro la cosa. Te pare? Pulisco che mo abbiamo un cc che questo. Sta arrivando Terminator. E quindi deve partecipare al video per forza di cose. Lo mettiamo nel video. Facciamo conoscere la ragazza zombie. Ma che ne pensi? Ho svuotato tutto il terrazzo, sai quello che combina. Ah, uffa, dai, ti prego. Ma non gli frega un cazzo, poraccio. Proprio ma è carina? Che dici? È carina? Sì. Sta... ma l'hanno scritto pure nei commenti, calcola. È alta, sì, sì. A voglia. Vabbè, vuoi aprire tu la porta di casa? Olè! Ma questa è una modella. È una modella. Sì, è tipo un mostro modella. No, in realtà è uno zombie. C'è sta, mammi? Vabbè, che... Oh, ma gli ho chiesto il numero, non me lo vuole da. Non me lo vuole dare il numero. Ma proprio frienzonato, ma date il palo. Perdeci tempo te perché io sono. Ok, vabbè, va bene, sta derivando. Come stai? Non ci vedevamo, Ma lo sai che hai riscosso davvero un grandissimo successo? Oh. Io poi mi chiedo, sì, ma queste Simone, che fanno sti video, no? Pensa a questa, Simone, cioè, allora, mettiti una maschera dall'enigmista e fai finta di essere la mia ragazza zombie. Ok. Anthony, porta la ragazza zombie, porta la... Oh, eccola, regà, cioè, è tornata fuori dalla mia porta di casa proprio per voi. Ma mandagli un bacio. Ma gli ha messo sta maschera, esatto, perché... Cosa facciamo? La seconda parte di bacio schiaffo? No, dai, troppo ripetitivi così. Vabbè, non fare quella faccia che ti è piaciuto, lo so. Che cosa sei venuto a fare quest'oggi? Vediamo un po'. Niente, così. Ti mancavo. Sei single? Ok, perfetto, accetti comunque degli appuntamenti. C'è la faccia da, vabbè, da uomo, però questo fa capire che comunque Anthony ha uno strano fetish, magari... Secondo me questo è un coming out sessuali. È un coming out sopito questo. Sì. Sotto traccia. Bravo Anthony! Non avere paura della tua natura sessuale. Faccia da uomo, corpo da donna. Giusto, tipo... giusto. Ci piace, ci sta, ci sta. E viva la diversità. Sono molto piccoli. Io? Ah, vuoi uscire con me? Regà, non mi ha frenzonato, vuole uscire con me? No, che carino. Allora, vabbè, a questo punto... Cazzo di video No, no, ti guardalo, ti prego, lo voglio dice vedere. Dice pure di sì, oh, da...
troppo Mamma cringe. Mia, ha detto che possiamo iniziare a frequentarci. Non sarò più un single sfigato, capito? Però l'altra volta faceva tutta la tirata, non mi voleva dare il numero. Poi ti avrà sognato. Ha visto le visualizzazioni. Sei innamorato, giustamente. Stai fuori, io pensavo fossi entrata dentro casa. Invece, brava, hai portato rispetto. Complimenti. Yo, tag life. No, vedi, già stai a sgravare. Come stai? Ma manca a far così, io. Cioè, è proprio piombata dentro casa, buffo. No, vabbè, non ho parole, mamma. Ma è entrata dentro mamma. Casa. Dai, si è sdraiata sul letto mio. Ma il culo a pizzo. Dai, c'è sta. Stai a mettere le scarpe sulla mia targa. Ma da lì la tieni. Perché lo tieni sul letto? Ci cioè, dorme. Tipo, se lo coccola di notte, ricordando i vecchi tempi. Ha sbattuto il gomito. Tutto bene? Devo chiamare un'ambulanza? Sì. Ah, devo chiamare un'ambulanza? Sì, ok, perfetto. È solo morta, insomma, non è che... Ma che cosa stai facendo, ragazza zombie? Ci sono dei bambini che guardano. Cortesemente te lo chiedo. Culo, potresti darmi sì, la mano? Sì, ovvio. Tipo, alzarti pronto, dal letto? Ma my body is ready. Ah, ma... Cioè, ci ha proprio presa la residenza. È entrata dentro casa, mamma. Lucette blu, bella. Aspetta, allora, facciamo sto gioco. Dove sta il telecomandino Raga, delle geniale. Lucette? Aspetta, cioè, sta parlando del nulla. Praticamente, gente, vabbè, voi lo sapete, io posso comunque cambiare. Aspetta, però prendiamo la luce. C'hai i poteri. Posso cambiare luce da sopra. Non ha senso questo video. C'è verde, c'è azzurra che ho tenuto per incredibile. Tanto tempo, c'è bianca. Vabbè, questa è magia necromantica. Secondo voi che luce si addice di più? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Oh, occhio alla targa! Quante volte te lo devo ripetere? Vabbè, forse la luce rossa, essendo zombie, o luce verde. Boh, non lo so. Luce blu, dai. Era da tanto che non mettevo sta luce blu. Ma stiamo guardando, come ve lo racconto con la ragazza zombie dietro. Mezza dormiente. Io ho dormito per tanti anni con questa luce e però ho scoperto tipo da pochi mesi che fa male. Non mi ricordo dove l'ho letto, ma cioè non è che fa male, è che disturba il sonno questa luce. Ma infatti io sapevo che di solito rilassa. Ma io infatti ci ho dormito tanto tranquillo per molto tempo. Quindi no, no, lascialo, lo voglio vedere. La cromaterapia. Sei risvegliata, mamma? No, no, la targa no, dai. Mamma, io la butto in eccesso, tipo. Cazzo fa? Ha preso la targa di YouTube. No, no, no. È proprio scappata. Dai. Tutto tranne la targa di YouTube. Ti prego. No. Grazie, Tommaso. Ma manca a far così. Dai, la targa di YouTube. No. E oh, è quello il telefono. Lo stalker della telecamera. Ha fatto la targa di YouTube. Dirlo. Io però non ce la posso fare, cazzo. Sì, sei proprio, come dire, anti-sgamoli. Non ci vedrà mai nessuno. Senti, sì. Che cosa? Grazie Festa. No, in realtà grazie una pippa. Tesoro. Vabbè, sei all'angolo praticamente, sei in trappola ormai. Arrenditi e... Aia! La porta, vedi dov'è? Vedi dov'è il portone? Sta tipo... Comunque tu sei creepy a livelli esponenziali, eh. Ma dove... Dai, vieni qua. Che stiamo facendo? Cioè, sta girando in tondo. Questo video è bellissimo. Comunque, la mia targa non si tocca. Dai, la mia targa non si tocca. Zombie? No, non uscire con la mia targa. A parte che spaventi tutti qua. Ma te pare che esci con la mia targa? Ma te pare che esci? Dai. Vedi, manco c'hai il coraggio di uscire, che te vergogni. No, queste sono le ingiustizie della vita. Dai, mannaggia, però non è proprio giusto. Dai, brava, accomodati. Bravissima, adesso la riporti proprio su casa e la rimetti nel punto dove la pre... Oh, ah, bella. Ah, chi... Ah, la solita allora, per le scale. Allora, In Tail che è verificato. Sì. Io, ragazzi, scusate tanto, ma dovevo aspettare 30 minuti dal follow per scrivere. Esatto, sembra una cosa molto giusta. Non ne vado fiero, ma sono anch'io di Ostia. Devo specificare due cose importanti riguardo il video di prima. Allora, aspetta, fammi mettere così intanto. Uno... quella non è la pina di Ostia, ma un pezzo di terra posizionato tra le fiamme gialle e icone di Ostia. Ah, vabbè. Vabbè, sti cazzi. Due, che assicuro che da Ostia sono usciti anche youtuber validi. Vedi, ma chi ha detto Rox il contrario? Ma che è questo te pensando? No, chi ha detto il contrario? C'è pure il verificato, ma vatti. Grazie, Carota. Ma non è che cioè, stiamo facendo discriminazioni contro sto Ostia. Stiamo scherzando. Come c'è cioè, Ostia, Ostia top luogo. Ottimo, sì. Top mare. Quando me l'ho ammazzato sono una d'Ostia, guarda. Riso. E dai, bravissimo. Ma che stai a fare? Praticamente lo scemo. Comunque tutti i personaggi strani, sì. Eh. Sì, sì. No, aspetta. No, te pare. Te pare, ma sempre questo te pare, purtroppo. È scalmanata, ragazzi, ferma un attimo. L'hai rimessa a posto? Bravissimo. Oh, guarda che mi ha messo paura. Jumpscare. Esci di casa, dai. Su, questa direzione.
Tra l'altro, aspetta un attimo. Non mi hai ancora detto quando usciamo, cioè quando si terrà quando il nostro morto. Appuntamento. Grazie, Cervi. Niente, te lo vuoi tenere tutto per te, non me lo vuoi dire, eh? Sei proprio una ragazza che si fa desiderare. Ma come devo fare io con te? Gente, vi giuro, mi sono letteralmente innamorato di questa serie. Occhi solo per lei. Dicono, Buga, sei una figa, dice. Grazie. Con due occhiaie che proprio cascano per terra, però dettagli. Basta, mi è stancato, adesso ti frenzono io, ok? Arrivederla. Oh, 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 attenzione, gente, numero sconosciuto. Chi potrebbe mai essere? Questa mi mancava comunque, eh? Chiamo mi chiamavano quel privato da un bel po'. Vabbè, andiamo a rispondere. Sì, pronto, chi parla? Aspetta che non ti sento bene. Ma chi è? Sei la ragazza zombie, no, veramente? Dai, però perché mi hai chiamato col numero privato? Mi potevi chiamare col numero tuo normale, così non posso salvare il tuo numero. No, io devo confessare una cosa. Mi devi confessare una cosa? Sì, molto importante. Dai, sentiamo, sono curioso, dai, spara. Come te lo dico? A parole tue, in italiano, possibilmente. Ti sei innamorata di me? Il sul maestro serio? Di violino, ragazzi. Boh, ho rimorchiato, regà. Vabbè, allora a sto punto, niente, ci fidanziamo. Va bene. Oh, regà, mi sono fidanzato con la ragazza zombie, dai. Vabbè, allora, niente, beh, sì, a sto punto vengo fuori da porta e ti bacio all'infinito. Sì, io queste cose le invidio molto. Certo, se stiamo insieme, mi sembra evidente. Ok, ok, dai, allora aspetta, mi sto vero arrivando. Vero youtuber. Dai. Oh, che acchiappo, regà, la ragazza zombie rimorchiata, yeah. Va bene, allora facciamo una cosa, ci vediamo alle ore... Aspettate, che giorno è oggi? Ah, oggi è proprio domenica, quindi ci vediamo alle ore 15 con la seconda parte di questo video. Impostate le sveglie già adesso. Rosa. Vi aspetto. Grande. Puntuali come al solito. Me lo promettete, regà? Me lo Bella! Promettete. E mo c'è l'ultima puntata sì. Per ora, eh? La si leva il reggiseno, però. Zombie, si leva il reggiseno! Però io direi che lo vediamo off screen prima. Un attimino. Ma se sta su YouTube? No, sì. Metti un attimo webcam 1. Visioniamo velocemente. Questo non l'ho visto io. Allora, vediamo un attimo. Anche perché ti ricordo che Mollu è stato bannato per aver visto il video di Simo Workout che stava in spiaggia. Hanno inquadrato una ragazzina tipo reggiseno. È stato bannato. Questa madre. Poi ovviamente succederanno gli ultimi 3 secondi senza che si... No, non mi pensa che qua si voleva da cosa tutto... sta succedendo con la madre? Poi la madre è tipo la madre di Luis, capito? Poveraccia. Però almeno la madre di Luis... Ma si vede, per me nemmeno solo Leva, zi. Dici? Andiamo così con il rischio? Ma sì. Eccoci qua, gente. Grazie, Intel. La seconda parte del video sulla ragazza. Vedi, non è stato per maloso. Ho capito che come funziona qui. Che l'abbiamo insultato e si è sabato. Nella prima parte ci siamo fidanzati. Ormai non sono più single. Non sono più uno sfigato, regà. Che bellezza. E guardate quanto è felice. Già stava ballando. Diamoci un abbraccio. Oh, che bello. Dai, vabbè. E allora a sto punto un bacino pure. Vai. Oh, che bella coppia, eh? Guardate, ci assomigliamo anche tantissimo. Ah, innanzitutto, avete lasciato un mi piace a questo video? Se non lasciate un mi piace, domani verrete interrogati. È detto la cosa giusta. Non mi pare il caso. È un delirio. E iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ci sono anche... Buca, ma che ne pensi di questi contenuti? Ci sono anche i nostri profili... No, non so come ti chiami. Cioè, io mi sarei rotto i coglioni ai primi 10 secondi, però effettivamente fa schifo al punto. Ma giusto. Io sai perché mi attrae a me? Perché io voglio vedere fino a che punto può arrivare sta merda. Capito? Sì. Cosa si inventa puntata dopo puntata? Sì. Che poi la cosa furba è che 10 minuti mette 3 secondi di un qualcosa particolare che mette poi nel titolo, no? Poi parla con la madre. Poi so cazzeggio puro. Non che Sespo faccia tanto di meglio, Sì, ma se io mando meglio un video cioè, ho detto tanto di meglio. Sì, ma almeno questo mi fa ridere. Cioè, Sespo mi fa cascare palle. Ovviamente non sono il target dei suoi video, eh. Perché Sespo vuole pure essere figo, capito? Ormai Anthony ha abbandonato, penso, spero, sì. Quell'idea. Ma lui non è mai stato sì, ma lui secondo me non è mai stato uno che se la tirava particolarmente, cioè, è sempre stato abbastanza ironico. Per quello ha messo a simpatico, devo essere sincero. Ma Anthony? Sì, si prendeva pure un po' per culo da solo, dai. Sì, sì. Non mi è mai stato antipatico. Ma lui ha dichiarato che i suoi video sono fake. Vabbè, penso questa Beh, sia una dichiarazione. Sì. Però le cose in cui si chiudeva al cimitero... Quello no, non l'ha mai ammesso. Mai ammesso. Anzi, tu l'avevi sbucciardato ai tempi. Su quale video era? No, non l'avevo sbucciardato. Era che entrò al Carrefour. Ah, ok. Non l'avevo sbucciardato. Era veramente entrato lui? Io ho detto, guarda, se è fake, è fake. Se non è fake, è illegale. Vedi un po' te. E poi c'è stato un casino del quale non voglio parlare. Ok.
Quindi peggio, cioè meglio fake. Sì, capito. Certo. Se fa certe cose, meglio se ti metti d'accordo. Ikea era X Drake. Sì, tra l'altro abbiamo beccato pure ieri. Ma quello è fake. Ma X Drake che video fa adesso? Non lo so. Cioè, tipo sparito. No, fa. Sì, dopo ci buttiamo un occhio, sì. Così volante proprio. Instagram, quindi non ti pubblicizzerò, mi dispiace. C'è il mio profilo Instagram qua sotto in descrizione, come al solito, andatevi a seguire su Instagram, altrimenti vogliamo il reggiseno. Sono i creepy che passa. Ma che cos'era quello? Parte il secondo me la paga, così non che c'ha manco una prima questa, c'ha meno uno. Non ha senso. Ma secondo te la paga questa? Ma perché ti avvicini così Sarà veramente ragazzi, no, mi sta toccando troppo, sei abbastanza modesta, ragazza zombie. Oh, ma io sono un ragazzo timido. Dai, mi sta facendo arrossire. È tipo un porno. Dai, ma che cosa? È l'intro di un porno. Che è gente oh, che... Oh, bello. Bello. T'ha posto? che vuol dire? Lo so, ti devi abituare, mi dispiace. Già. Vabbè, cosa? Quindi non ho capito, cioè, già hai cambiato idea? Ah, no. Ma che fai? Mi stai proprio ragazzi, mi sta seducendo. Ragazzi, ma che cosa? Ma che stai facendo? Mi si sta strusciando addosso. Io sono piccolo, non puoi fare queste io cose. Sono un piccolo bambino innocente. Ehi, no. Perché sei in quella al pacco? Guardate, si avvicina sempre di più. Quanti ragazzi vorrebbero essere al mio posto in questo tantissimo momento? Tantissimo. No, ti prego, noi iniziamo a fare la maratona. Ti devo seguire? No, adesso inizia la maratona, dobbiamo fare tutti i piani. Il quinto piano no, però, Uffa. Ok, se c'è stato Stefano diceva, e adesso si inizia con il canale di fitness. Lo sapete, questo canale è diventato praticamente vlog, horror, fitness, robe così. E mi spiegate io come devo fare? Cioè, oh, che cosa? Non sono inciampato, gente. È tipo lei che mi è venuta addosso in maniera molto aggressiva. No, come non potevamo prendere l'ascensore a sto punto? Ah, proprio così. Cos'è? Alitalia? Benvenuti su Alitalia. Oh, che carino. Oh, sei molto gentleman. No, gentleman è gentiluomo. Gentildonna, gentlewoman. Front girl. Oh, buona, ma la rompi. Niente, non preoccupato. Attenzione, attenzione. Questo canale è stato segnalato. Perché medaglie sento scemo. Mollo è il ragazzo che ho citato poco fa, che abbiamo beccato pure al Games Week, che è stato bannato per la reaction ad un video a Sim Workout, perché in quel vlog tipo a Ostia, se non sbaglio. Quindi sì, anche perché abbiamo detto frontman. Questo ascensore, altro che Just Eat. Beh, non è un ascensore? Dai. Mi pare che questo ascensore ci aveva fatto una challenge. Tipo l'ascensore nostro. Non era quello. Sì, ma vabbè, sono ascensori vecchi che sono tutti uguali qua in Italia, a Roma. In Italia poi, a Roma. Non ci aveva fatto una challenge 24 ore dentro l'ascensore, una cosa del genere. Ha fatto tutto. Tutto. Tutta. Primo piano. Dove vuoi andare? Il quinto piano. Allora, guarda come si fa. No, ma che sta a fare una sega? Che sta oh. Ma che è? Uno stupro, zio. La situazione sta degenerando. Dai, ma ci sono dei bambini che guardano. Guardate l'ascensore bloccato. Ma poi basta tagliare. Cioè, non è che... No, non volevo andare... Vabbè, sciato, io ho messo qui... Ancora bloccato. Sta a fare ste cazzate, penso che rimangano bloccati veramente. Ah, lo vuole strumare in ascensore e poi dove sta? Senti, andiamo al suo quinto piano. Greve, dai, che mi sto imbarazzando, poi divento tutto rosso. Sarebbe stato bannato il video, sicuro. Non sono abituato a queste cose. Ma che cosa? Vabbè, adesso arriviamo al quinto piano. No, è sessismo l'atteggiamento della società. A livelli che fa differenze. Grazie, Joe. Sono proprio un nerd. Aspetta, perché sennò sei bloccato. Ok, adesso puoi aprire. Okay. Cioè, di 10 minuti, 8 minuti di culo. Vabbè, di questo. Uno zombie angelo. Zombie angelo sembra un gioco di parole. Ma che stai a guardare? Non dà fastidio ai vicini, perché. Bene, siamo arrivati. Questa è la scala del paradiso. Un angelo. Io vado da sopra. Così. Ma basta seguirmi. Che poi qua tra l'altro c'è la terrazza, non ci sono mai andato. Scrivete qua sotto. Non aprire. Non si sa mai. Perché non ci sono mai andato, capito? Quindi mi hanno sempre portato qua sopra i personaggi, però là non ci sono mai andato, capito? E si riavvicina un'altra volta. Top molesti, sì. Ma che è? Ma l'hai scritto tu per caso? Okay. Atti vandalici. Ma che cosa stai facendo? Ma sei pazza? Ah, paga, se lo toglie no, in quel questa senso, cosa non la posso mettere. Okay. Non la posso mettere questa cosa. No, tu sei pazza. Ma te pare? Ma te pare? Facendo? Che come? Dai, no, ma che... Raga, ma questa sta fuori di testa. Ma dai, ma vabbè. Perché? Ma perché ti sei tolto il reggiseno? Sono un po' disagio. Raga, mi ha dato il suo reggiseno.
cringe atroce. Ma lo sai che non ha un minimo di senso quello lo sappiamo neanche questo video. Si è incavolata, raga. Mamma mia, quanta permalosità. Uffa. No, non me lascia acqua. Te pare? Te pare? Madonna, è inquietante. Okay, oh, ma che è? Veramente diretto da James Wan. E mannaggia che non ti sei fatto male. Non era così. L'ho pentonato. Così però. Non era cantante una volta. Mamma mia. Ma che co... Che cosa sarebbe ragazzi, questo? Tipo come contro te con le lettere. No vabbè. Che ansia. Non ho parole. È un biglietto con un messaggio. Non scrivere a nessuno altrimenti ti uccido. Ma questa sta abbiamo fuori. Abbiamo avuto tutti un'esperienza così. Però posso dire una cosa. Oltre metti pausa un attimo. C'è un buco di sceneggiatura qui. Relatable. Cosa? Ok, stavamo laggando. C'è un buco di sceneggiatura importante. Tu hai avete presente voi La sposa cadavere? Sì. La sposa cadavere, film di Tim Burton. Il succo stava proprio lì. Cioè lei morta, voleva stare con lui vivo. Immorta, voleva stare con me vivo. Però non glielo do. E... però lui è costretto ad andare nel mondo, diciamo, sotterraneo. Cioè nel mondo dei morti, per sposare lei. Quindi teoricamente... dovrebbe uccidere Anthony Di Francesco. Anthony, questo è un consiglio per il tuo prossimo video. Fingi di morire e divenire zombie. Metti un po' di filtri, delle cose strane. E preparati una scenografia infernale. Sono diventato uno zombie. Sono diventato uno zombie per sposare la ragazza zombie. Funerario. Esatto. Perché non diventi il regista ufficiale di Anthony Di Francesco? Sceneggiatore. Voglio sceneggiare questa serie fantastica. Veramente faremo meglio di Mark Frost. Lo fai a gratis perché sei un fan. Sì, ovvio, ci mancherebbe altro. Vediamo come finisce sto capolavoro. Reggiseni, cioè, mi lancia pure queste minacce, questi messaggi scritti. Sta ancora grazie fuori. Per il sub. Sta poco... come cazzo si chiama? Fa un po' vedere. Dai, l'ultimo che sta è scomparsa. No, raga, se n'è andata e mi ha lasciato quel messaggio. Ma io non ho parole. Io no, 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 mia madre, tipo subito, immediatamente. Sì. Mai utilizzato in un anno. Vabbè, guarda, per scaramanzia facciamo una cosa. Distruggo questo pezzo di carta perché io in queste cose ci credo pure troppo. Questo sta proprio scoglionato. Ma lei dove è cazzo? E dai, col pulito. No, se no se lo mangio Nerino. Vabbè, facciamo l'outro di questo video insieme? Che facciamo ne l'outro. E facciamo l'outro. L'outro. Mamma, devi dire bene, outro. Facciamo l'outro. Dillo, più voce alta. Facciamo l'outro. Oh, dai, bene. Allora vado a dare un'ultima occhiata per accertarmi del fatto che la ragazza zombie se ne sia andata. Questo lo buttiamo qui, perché non si sa mai. Allora fatemi dare un'ultima occhiata. Dai, ma sta ancora qua a fare. Senti, non mi interessa. Ormai ha detto che faccio l'outro, quindi farò l'outro. Bella. Proprio così, raga. In realtà stavo ancora fuori. Grazie, bro. Ha uscito i piedi la madre. A buca. Madre. Cioè, non è che l'ho cacciata. Io ho chiuso la porta in faccia. La madre. Bene, la madre. Quindi questo era il video. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, che è sempre gratuito. Non costa niente. Quanto costa il pollice in su, mamma? Niente. Il pollice no, allora, della madre. In su. Specifichiamolo. I like sono gratis. Quindi se voi tipo adesso fate proprio ping così, cioè non vi costa niente, fate diventare il tasto dei mi piace blu e avrete una giornata bellissima. I Di Francesco mi stanno simpatici, io lo dico per voi. E poi c'è il profilo di Instagram di mamma qua sotto in descrizione, pure se in questo video non ho fatto assolutamente niente. Ah, ecco, giusto. Mamma, e se fossi tu la talpa invece? Scrivete qua sotto nei commenti. Ah, diventa pure un giallo tipo Agatha Christie. Tu non faresti mai una cosa del genere? Mai nella vita. Mai nella life. Mai. Voi non fumate mai comunque, raga. Pure io ho smesso da tanto tempo. Ciao, tanto tempo. Non prendete queste protubera. Ma che cosa sto dicendo? E nulla, quindi noi a questo punto direi che ci vediamo domani con dei tipo nuovi il timer sopra. Forse però non si sa, perché nella vita può succedere di tutto. Quindi che ne so, magari mamma domani fa com'è che si dice? Bungee jumping. Un delirio. Bungee jumping. Non riesco a dirlo neanche io, raga. So proprio figlio di padre. Vabbè, e quindi non lo so, magari domani mi sveglio la febbre. No, la top piede, si non riesco primo a fare video per dire, per esempio. Se no, per i feticisti delle mille. La febbre non la voglio. Ecco, esatto, vengo da mamma e no, faccio. Viene qui a c'ho la febbre, si mette a letto vicino a me. Ma se vi dovessi raccontare che è rimasto proprio un pupo. No, non sono un pupo, c'ho la barba, no. Vedi, mi sta. Ma perché un sacco di mamme? Forse mi rispondete, sto per dire forse una cosa un po' sessista, no?
Però ho notato durante la mia vita che un sacco di donne hanno l'hobby di stare a letto a fan cazzo. Si stendono sul letto per ore. Vabbè, pure io no, magari. Io no. Cioè non è che non faccio un cazzo, disegno, ma mi sento la musica e i video. Io c'ho mia madre che si mette a letto a fare un cazzo. A guardare la TV tipo, no? Sì, guardare la TV, mia nonna pure. Molte ragazze che ho avuto avevano questa cosa, no? Invece tipo c'ho mio padre o altre persone che lavorano tutto il giorno. Non lo so, tu che ne pensi, Buca, di questa affermazione molto sessista? Io ho visto anche uomini fare così, in realtà è tipo, vabbè, sbacco. Ma io lo faccio solo perché sono un femminista. Lo faccio per solidarietà. Okay. No, però è vero, ci stanno tipo i maschi che si vede nelle partite, sì, a pirozza, fanno un cazzo. Sì, però, capito, quello è la sera, ma durante la giornata... Perché magari, che ne so, parli delle casalinghe, magari finiscono le faccende domestiche, non c'hanno niente da fare, ma e si allora, sciallano. Ora lo dico, ora lo dico. Dillo, ora lo dica. Ogni ragazza che ho avuto, appena arriva a casa, mette sul letto. Ogni, proprio, ma erano... ci stanno ore. Sei stato con MILF? No. No, ragazzi, non lo so, a me sinceramente no, devo essere sincero. È un trend che ormai vedo... Anche perché non ho mai avuto una ragazza. E poi vabbè, pure... Una sì. Io mi piazzo sul divano, però... Tipo, tre quarti d'ora mi alzo. Come cazzo ha fatto il grazie, Hale. Poi mi metto a videogiocare, a far perdere tempo in altri modi, però a stare lì immobile. Adesso sto giocando a Dragon Quest. Quale? Ho l'8? L'11. No, sì, l'11. Non so, non ci avevo mai giocato, l'ho preso solo adesso per la Switch, perché ho preso la Switch. Marra, ma vaffanculo. Io giocai l'otto. Sei tu che te trovi strano. Mi sta sul cavolo il fatto che il tizio non parli. Cioè parlano non tutti. Non parla mai il protagonista. Ma perché? Perché è la vera cosa RPG. Nei veri RPG il protagonista non parla perché, in teoria, sei tu che sei la voce nella sua testa. Insomma, cioè, per immedesimarti ci di più. Pure il protagonista dei Pokémon mica parla. Ah, pensavo vero. Dei porno. Vero, dei mi ricorda un po' i Pokémon comunque. No, negli RPG, pure Link, mi sì. pare, non parla. Che è The Zelda? Sì. Vabbè, solo uno dei franchise più popolari. No, lo sai perché? Perché giocavo a Zelda al Game Boy. Bellissimo, sì, non sono mai riuscito a finirlo. JRPG, scusa. Ho giocato ad uno Zelda difficilissimo, uno degli ultimi che è uscito per Game Boy Color. Pure Jack. Come si chiamava? Pure Jack and Dexter, non Jack parla. Skellington. Che stavi a dire, scusa? Qual è l'ultimo Zelda uscito per Game Boy Color? Ma che ne so io. Ah, sei un Ma cazzo. Non sono un Nintendaro. Però Zelda era bello, sì. C'avevi Dungeon, era mai giocato. Figo, raga. Top Deve, sicuramente chi sta scrivendo Top Deve è una donna che in questo momento non sta facendo un cazzo su ma come sta guardando il Cerbero Podcast sul letto? In cazzo. No, sì, è produttivo. Che poi ragazzi, allora ci sta su Instagram una funzione, no? Ah, tra l'altro hanno bannato il profilo Instagram del Cerbero Podcast, questo a titolo informativo, Ci bannato. Sta su Instagram sì. una funzione. Adesso vediamo se Rodolfo se voi andate su riuscirà a sbloccarcelo. Se voi andate allora andate sul vostro profilo, questo è il mio profilo, Santoro, Simone Santoro, trattino basso YFC. Introvabile, tipo. Top shadow bannato. Da quando mi ha taggato Blur ho fatto 800 follow. Grazie Blur per fake dissarmi. Comunque, ma chi guarda i pensante? È un grande. Se alcuni profili non ce l'hanno, ma molti sì. Se andate su le tue attività e cliccate, vi esce fuori la media giornaliera di quanto perdete tempo su Instagram. Prima la mia era di 30, ma è arrivata a 45 perché non come lo so. Cazzo, in questo periodo evidentemente ci sto di più. Fate un bellissimo gioco con le vostre ragazze. Vedete quanto tempo perdete voi su Instagram e vedete quanto tempo perde la vostra ragazza su Instagram. Secondo me io e capirete quanto le donne non fanno un cazzo! Secondo me invece io ne perdo più del 90% delle donne. Ora io sfiderei Buga ad andare sulle sue attività. Bene, adesso andiamo a vedere. Guardate che begalli, so. Grazie Clox. Ok, siamo... Reggimi il patacchio. Prego. Reggi l'uccello. Tu quanto stai di media? Tanto, sì, tipo 2 ore. Ma ce l'hai quella pagina? Sì, tipo 2 ore al giorno, so. Prego, dai, lo prendo, dai. Sì. Stiamo usciti tutti. Sì, ma tanto io ci lavoro, nel senso. Ci lavora, ma. No, è vero, ci cazzeggio, ma ci lavoro anche. Non sto scherzando. Quanti soldi hai fatto con Instagram? No, non direttamente, però indirettamente mi spamma le altre attività che faccio. Ci lavora. Poi anche fosse sti cazzi. 1 ora e 14 minuti, avete pure voi dovete farlo in chat, ovviamente. Vai sul tuo profilo, che si chiama, così spammiamo. Bugalalla. E sulla lì in alto. La tua attività. Fai vedere.
57 min. M è scritto minuscolo, non so perché poi in. Ma in. Cacchio, tanto. Vabbè, dai. Pensavo. Sì, devi andare. Tu quindi spendi in media un'ora al giorno su Instagram. Un'ora che potresti, anche io questi 45 minuti potrei spenderli in cose più. Vabbè, però dipende secondo me come lo fai, ma a parte stronzate, io forse ci sto anche troppo, però è vero, sì. Cioè alla fine uno può vederlo come marketing, magari tu lo spendi più su YouTube, che ne so. Allora, dove sta l'attività? Però effettivamente è tempo che io non mi rendo conto di perderli. Perché, no, okay, sai cosa? Io messaggio tantissimo su Instagram. Mm. Messaggio un sacco. Ma dove sta l'attività? Vai sul tuo profilo. Attività? Le tue attività. Non c'è attività? No, c'è. Non è Insights. Oh. A vedere. Mi sa che 2 e mezzo. Beh. Porco 2, regà. Vabbè, wow. Sì, ma io ci sto tanto. Wow. Stop, io ci sto tanto. Però lo sai qual è la cosa? Non è che guardo profili altrui perché non mi frega un cazzo. Cioè rispondo a tutti i fottuti direct, riposto tutte le storie, metto cose. No, ma lo dico sul serio, cioè nel senso per me è stato molto utile. Top droga. Perché è tipo No, seriamente, è tipo il punto dove poi mando le persone sui miei altri siti vari. Beh, poi fai anche un sacco di storie tu. Sì, sì, in botto. Sì, sì, ieri ho fatto risposta a non so quante domande. Sì, no, sì. Ma io lo dico, cioè lo uso parecchio. Per il me, cantante Sam Smith. Per me è ottimo come... Il come... cantante Sam Smith. Sì. Ha fatto una dichiarazione, lo conoscete? No. No. Non la dichiarazione. Lui il sì. Cantante. Lui sì. Neanche. È quello che ha fatto, è diventato famoso cantando... I'm covering my ears like a kid. When you lost me, nothing, I go la la la. Ah, ok, ho capito. Ok. E... se ne è uscito che è gender fluid. Ok. È non binary. Ok. Ma è fino a qua, vabbè. Vabbè. Sei un coglione, però. Vabbè. Mm-hmm. Però come l'ha detto ha suscitato un po' di scandalo. Cioè? Perché ha detto... perché io ho sempre pensato come una donna. Greve. E allora tutte le donne hanno detto, scusa, ma perché cosa vuol dire? Come pensiamo noi donne? Spammo pure io. Scusate, non ho capito, tutti e due io no. Vabbè, ho pensato come una donna... Implica che le donne... cioè, detto, cioè ho pensato noi dovremmo come... andare contro gli stereotipi e dici la frase penso come una donna. Non ha un cazzo di senso, come se la donna pensasse in modo così differente da un vabbè, uomo. Vabbè, non è secondo me così assurdo. Ma cioè, non dire si che, può, dire non che... puoi dire io penso come una donna in modo assoluto. No, non però, ha senso. Scusami, può essere vero cioè, che la donna ha delle differenze di pensiero, no? Assolutamente cioè, sì. Non mi sembra una cosa così assurda. Ogni individuo, ma non ha senso per lui dire io mi sento una donna perché... penso di pensare come una donna. Vabbè, magari che a livello di attrazione sessuale, forse quello intendeva. Non è un'uscita no. Felicissima, però non mi sembra così. Perché se lo sono culato? Perché va contro la lotta agli stereotipi. Dire, penso la diversità come una donna. Non è una differenza negativa per forza. Cioè, la diversità può essere anche in valore. Cioè, le donne e gli uomini, anche a livello proprio di cerebro, hanno delle differenze. Hanno dei poli più sviluppati. L'uno dall'altro, la parte emotiva rispetto a quella razionale. Ma questo non vuol dire che un uomo che dice penso come una donna si debba anche uno identificare come una donna. No, mica, non dire è obbligatorio, però magari nel suo caso è stato così. Ad esempio dire, anche a bicocca. Dire penso come una donna significa che tutte le donne pensino come una donna, quando in realtà credo che sia più giusto dire che ogni individuo pensa come quello è se chiaro, stesso. Però è vero che ci sono differenze, pure ad esempio a bicocca, quando raccontò del suo transferto, non so come si dica. Lei ha detto che io già quando ero piccola avevo dei pensieri più femminili. Cioè, secondo me non è una cosa discriminatoria. Ma che cos'è un pensiero femminile? Ma non lo so, magari dal punto di vista sessuale, magari dal punto di vista quello delle attitudini, cosa. Magari dal punto di vista emotivo. Secondo me ci possono stare... I gusti sessuali non c'entra nulla. E togliamoli. Perché? Perché non c'entra nulla. Perché? Che cosa ti piace col pensiero femminile e pensiero maschile. Magari di base... Cosa ti attrae fisicamente. No, vabbè, non è una prerogativa dei maschi o delle femmine. Non tutte le donne, però magari una donna c'ha più attrazione verso un maschio, no? Magari questo è il suo caso. No. Assolutamente no, non funziona così. In percentuale è così. Psicologa, per favore. No, parli lei che non capiamo un cazzo. No, vabbè, ci sono degli stereotipi sociali riguardo a come dovrebbe teoricamente pensare una donna e come dovrebbe teoricamente pensare un uomo. Quindi il fatto che io, per esempio, abbia l'abitudine di ruttare in pubblico, oh mio Dio, è una cosa da uomo. Ma in realtà non lo è. Ma in realtà vabbè, non lo è. Okay. Per questo sto dicendo queste che... Queste sono le cose. Ma queste però sono convenzioni... Come un uomo, queste come sono convenzioni, donna. Tra virgolette, sociali. Io ti parlo proprio di poli. Cioè, è vero che la donna ha magari un polo
emotivo più sviluppato rispetto a quello logico-razionale dell'uomo? No, non è che è più sviluppato, è semplicemente, adesso io non mi ricordo bene, però l'ho studiata questa cosa, noi abbiamo la sfera emotiva a destra e la sfera razionale a sinistra. Quindi è una diversità. E, esatto. Oh, ed è divisa, questo dico io. No, ma noi in senso essere umano. Essere umano, no? Come la, non è cazzo, ci sono una mera di cazzate. Ok, la membrana che tiene insieme questi due emisferi è più grossa, cioè insomma li tiene insieme di più nelle donne. Oh, e vedi, c'è una diversità. Gli uomini, cioè gli uomini separano di più le due cose. E lui, essendo nato uomo, essendo questa cosa una cosa biologica, non ha senso che dica penso più come una donna. A meno che non sia un mutante. No, a livello ormonale ci possono essere delle differenze, magari. Che cazzo ne sai? Questa unione a che livello è ormonale o biologico? No, è biologica. Potrebbe essere uguale, sì, se è gender fluid. Può essere anche biologico. Ma perché tu hai visto il suo profilo biologico? No. Hai visto il suo profilo biologico? Oh, poi questo è in media, nel senso che anche un uomo può nascere con le tette. Come cazzo? Se c'è un errore biologico, capito? Non è che per forza, se questo è nato uomo, non può avere questo emisfero così. Magari può essere questo. Poi non è che lo devo difendere per forza, però non mi sembra che abbia detto una cosa così aberrante. Poi dovrei leggere la dichiarazione. Ma è un video, dice: io sono gender fluid perché mi dicono che penso come una donna. Cioè, top generalizzazione, top proprio, non ha alcuna base scientifica. È un suo sentore. Che cazzata è? È una minchiata. Ma tra l'altro si dice spesso, no, di... Scusa, come te ne rendi conto allora? Lui dice, non lo so, lui dice, no, lui dice, io non lo so. Cioè, se non hai questo sentore, come te ne rendi conto? Avrai dei sentori, no? Lui ha detto, io non lo so, non so se voglio diventare donna, boh, forse un giorno me ne renderò conto, così, a cazzo di cane, cioè, è confuso. Ma, cioè, è una stupidaggine. E un noto giornalista britannico, che tra l'altro mi sta sul cazzo, vabbè, Piers Morgan... Uh-huh. L'ha mezzo blastato, preso per il culo su Twitter. E un'altra nota, mi pare, giornalista l'ha blastato, sto giornalista qua, dicendogli che è un coglione. Tipo, no, gli ha detto: sei un pezzo di merda, sei uno stronzo, no? E lui ha risposto tipo: eh no, scusa, oggi mi identifico come donna, mi devi dare della stronza. E poi vabbè, sono ridicole queste cose, però... Twitter banter. No, ripeto, secondo me non è una cosa così astrusa, magari è una leggerezza, però cioè, Simo, tu sei il primo che vai sempre contro questa esasperazione delle disparità del sesso e mo stai a romper cazzo perché non ha fatto una dichiarazione chissà che, cioè non mi pare sessismo, dai, su, non esageriamo. No, no, avrà detto un suo sentore. Ma che sessismo? Tu hai detto prima top sessismo. È più incoerenza che sessismo. Ah, cioè, magari è solo un po' confuso. Andare contro gli stereotipi con uno stereotipo. Non so se è uno stereotipo, magari è un suo pensiero, capito? Cioè, magari dire lui dice... penso come una donna implica molti stereotipi, che le donne debbano pensare in un certo modo, e sicuramente mica stava parlando dei suoi emisferi, stava parlando di come ragiona. Ma questo non lo so, però magari, cioè, ci può stare... Scusate una cosa, allora, è vero che, come dicevi tu, ci sono convenzioni sociali, ok? Quindi, che ne so, una donna, visto che cresce in un determinato ambiente, è più portata a comprarsi la Barbie, a comprarsi la borsetta, a truccarsi, eccetera. Quindi quello è un discorso... E anche a pensare in modo più emotivo, perché poi glielo inculcano in realtà. Cioè... parliamo dell'inculcamento. Allora, spiegami bene come avviene... come avviene questo processo, no? Allora, ci sono due individui... Perché è bannato questo? Mamma. Ok. Ci sono due individui, no? Uno, diciamo, di sesso maschile e uno di sesso femminile. Sì. A parità di inculcamento, ok? Quindi assenza di questa roba sociale. Sì. Una donna e un uomo hanno differenze di propensioni. Cioè, se tu non insegni al bambino che deve comprare i soldatini e alla bambina che deve comprare Barbie, in percentuale, comunque la ragazzina andrà verso determinate cose che vediamo tutt'oggi o no? Non te lo so dire perché... Allora, io per esempio non ho avuto inculcamento, diciamo. Mm-hmm. Cioè i giocattoli per me erano i trenini, Lego, ma anche le bambole. E più che altro bruciare le formiche con le lenti. Ok. E... boh, cioè, secondo me, io che non ne ho avuto, guardavo un po' tutto. Secondo me tutti guarderebbero un po' tutto. Cioè, sia i maschi che le femmine giocherebbero sia con le bambole che con le costruzioni, i trenini, le macchine, le armi, le formiche da bruciare con le lenti. Uh-huh. E quindi pensi che siano principalmente convenzioni sociali? Cioè, retaggio sociale? Secondo me sì. Anche, non solo dai genitori. Cioè, non pensiamola solo dagli adulti questa cosa. No, dalla società. Cioè, anche i bambini coi bambini stessi. Cioè, io quando sono andata a scuola e ho portato la macchinina...
le altre mi dicevano: ma che cazzo fai? Però ti posso fare un'obiezione? Mm-hmm. Io un pochino ho studiato il discorso ormonale. Il testosterone, ad esempio, va ad influire anche sull'aggressività, sì, e su altre, sì, caratteristiche. Quindi, avendo l'essere maschile un'alta percentuale di testosterone ed una bassa percentuale di estrogeni, mm-hmm, in maniera opposta alla donna invece, che ha praticamente zero testosterone e valori estrogenici molto alti, salvo strani problemi, l'aggressività magari potrebbe portare quel bambino a prediligere, che ne so, giochi di lotta, soldatini, scontri, cose di questo tipo. Invece la bambina ha un discorso più emotivo, dato che infatti gli estrogeni sono anche collegati ad altre caratteristiche. E poi bisogna anche vedere che percentuale di testosterone c'è, perché il testosterone, certo, ce l'abbiamo anche noi donne. Sì, sì. E che percentuale c'è in ogni bambino, perché può anche essere che un bambino maschio ha tanto testosterone quanto una bambina. Sì, sì, femmina. Assolutamente. Quindi molto spesso infatti si fanno, anche delle, si fanno anche delle terapie ormonali. Sì, sì. Mm-hmm. Sì. Okay. No, guarda, boh, secondo me sicuramente ci sono delle attitudini di base, diciamo, questo è quello maschili, che dicevo per differenze, diciamo, tra uomo e donna a livello mentale, capito? Cioè, non è, è anche il bello ed il motivo per il quale andiamo magari a completare un qualcosa, no? Sì. Dal punto di vista sociale poi non è che per forza una donna si deve accoppiare con un uomo. Qua dicono, no, i cervelli tra maschio e femmina, scusa, vai un po' su. I cervelli tra maschio e femmina hanno delle differenze, come per esempio gli uomini hanno maggiore capacità nel collocare gli spazi negli oggetti. Infatti questa è intelligenza logica visiva, motivo per cui generalmente gli uomini sono più bravi in azioni tipo guidare la macchina, oppure in sport dove non necessariamente necessiti di forza fisica. Ma sono differenze che vanno individuo a individuo. Può nascere un uomo incapace di guidare una macchina come una donna Schumacher. Certo, ma infatti si parla di, diciamo, sì, percentuale, sì, sì, sì. Sicuramente questa percentuale è favorita dal discorso emisfero, abbiamo fatto fino al discorso ormonale. Quindi magari un uomo ha più testosterone di una donna in media, mm-hmm, ha un emisfero diverso in media, quindi magari è più portato nello sport rispetto che, certo, a un'altra attività che magari fa la donna. Questo, sì, era il mio discorso, sì. Però insomma erano dubbi più che altri. Vabbè. Però non so cosa voglia dire pensare come un uomo o pensare, sì, come una donna. Poi sto interpretando, cioè, quello che ha detto questo. Non, nulla. Non so cosa vuol dire. È per questo che la sua frase è detto completamente idiota. Io ripeto, cioè, ho sentito quello che ha detto Simone, ma non è che ho letto la dichiarazione, non so che contesto l'ha detta, come ha l'ha detto. Io mi sento non binario, quindi cioè, così, cangiante, o okay, comunque che non è né maschio né femmina, perché pur essendo appunto nato maschio, dice di pensare come una donna. E non vuol dire nulla. Ma scusami, ti faccio una domanda però. Se tu nasci uomo come questo cantante, come non fai? Non penso come un uomo, io penso come Simone Santoro. Che, non ha, che è un uomo? Non ho cose tipicamente da uomo, non ho cose né tipicamente da donna. Siamo tutti un miscuglio, quindi siamo tutti non binari? No, perché o siamo uomini o siamo donne. Non è questa la domanda ovviamente, ti sto chiedendo. Però questa è la realtà. No, ti sto chiedendo un'altra cosa. Visto che lui è nato uomo, ok, come fai allora a renderti conto che magari non ti senti ciò che ormonalmente saresti, se non con percezioni? Cioè lui a un certo punto si è reso conto di non essere un uomo, ok? Come te ne rendi conto se non con queste percezioni? No, non ha detto che non si sente uomo, ha detto che non pensa come un uomo. Questa e sarà la sua percezione, che te devo dire? A rigor di logica non ha senso, secondo me, dire penso come una donna. E allora, qual è il momento in cui ti perché senti... Perché anche tu a me hai detto tu sei più mentale come, sì, una donna. Sì, ma ci sono delle caratteristiche. E quindi che avresti dovuto sconvolgere la mia identità? No, ma no, non dico, tutte, vabbè, magari okay, alcune sono più forti, che te devo dire? Cioè un insieme di caratteristiche, oppure lui l'ha percepita così. Quello che ti dico io, scusa, lui. Ho una persona X che nasce di sesso maschile. Come si rende conto magari di essere una donna o un gender fluid? Così, questa con la percezione, no? È la domanda, no? Delle domande. Tu che ne pensi, Bruno? Non è sempre per percezione, no? Quindi magari lui avrà detto, che ne so, penso come una donna, quindi magari, non lo so, la mia attitudine è quella. Voglio essere visto come una donna, anche forse. Ma magari è proprio a livello di società, di come uno vuole essere visto, esatto. Cioè, dici, di come uno vuole comportarsi nella società. Ed è per forza il un discorso sociale. Il fatto che a volte pensi come una donna non significa che io debba completamente rivoluzionare. Allora, come, poi il pensi come una donna magari l'abbiamo utilizzato per dire che sei tendenzialmente più emotivo su certe cose, però... No, ma è pure sta, quella una convenzione. Ma lo accolgo e ti do pure. No, ma dico pure quella è una mezza convenzione, come se... Certo. Cioè, nel senso... Però, io appunto questo mi chiedo. Quindi tu dici che è solo un discorso sociale? Cioè voglio essere riconosciuto dagli altri come, non per me? No, non è no solo quello, sarà pure per te. Cioè non penso che ognuno debba quello sbandierarlo alla società. Magari può esercitare la propria identità anche privatamente, no? Certo. E quindi qual è, secondo te, la domanda chiave?
Cioè, come te rendi conto? Questo sai che è un bel quesito. Tu dici, io mi sento una donna, però... quindi forse, a rigor di logica, non lo so, quindi tu da oggi in poi, comunque da quando lo realizzi, vuoi comportarti come comunque la società dice, o comunque tu vedi nel mondo, vedi come si comportano le donne, e ti trovi più affine, trovi più naturale, che ne so, portare i capelli lunghi, truccarti. Quindi vuoi essere più vicina all'ideale di femminilità sociale? Sì. Cioè, e poi magari puoi anche pensare come un uomo, però, capito? È quello il magari non è il suo caso, però quello che ti dicevo io, capito? Però lui è un uomo, cioè, capito? Sì, però magari non è il suo caso, capito? No, ma quello che ti dico io non è che la sua, cioè, da quello che mi hai detto, non mi sembra un'affermazione assolutistica. Cioè, io tipo penso come una donna, quindi sono una donna. Io ho questi pensieri qui, mi sento più vicino a una donna, ma non è detto che tutti gli uomini, anche eterosessuali o omosessuali, se hanno dei pensieri simili a donne, che poi ripeto, bisogna vedere se è un costrutto sociale o meno, debbano per forza cambiare sesso. Ma io sto dicendo che non ha un cazzo di senso, perché qual è un pensiero da donna e qual è un pensiero da uomo? Questo non lo so, lo saprà lui. Lo saprà lui, che cazzo ne so. Sono stereotipi. Sono appunto una cazzata, e si collega a tutto ciò che sto dicendo fino a mo. Non esiste un pensiero rosa e un pensiero azzurro. Ma tendenze di pensieri che statisticamente sono più da donna. Voglio all'arculo, penso, lo pensi così di uomini che le donne. No, non è quello. E allora? È quello che ti dicevo prima, in relazione all'emotività, un insieme di cose. Poi non è che sono nella sua testa. Quindi nel momento che uno ha un pensiero emotivo è una donna. Non tutti i pensieri emotivi. Ti dico che secondo... Quando una rutta è un uomo... No. Secondo quello che ha detto lui, magari io ho visto che diversi atteggiamenti che ho sono più vicino a una donna, quindi mi sto rendendo conto di essere in realtà una donna. Sei che più te posso vicino dire? A ciò che la società ha stereotipato. Questa è la domanda per le donne. Questa è la domanda che ti ho fatto prima. Non Ed lo è so. Per questo che è stato blastato. Ma non lo so se è una cosa stereotipica o meno. Gliel'ho fatto pure a lei la domanda: se ci sono diversità a prescindere dall'inculcamento. Secondo me ci sono, per un discorso ormonale e per un discorso cerebrale. Ma quello è più una tendenza. Ma anche perché sempre... la società, scusa, finisco, la società costruisce gli stereotipi anche in base a il tuo discorso, delle propensioni naturali. Il tuo discorso sul testosterone e sugli estrogeni magari comporta l'atteggiamento di una... Tu hai detto c'è sta più aggressività su una certa testosterone, ma l'aggressività non so i pensieri. Beh. È più un'indole. Beh, sempre dal cervello parte. No, ma non, cioè, non è che il testosterone... Vabbè, se poi sta a vedere la parolina pensiero, dipende che vuol dire. Ti parlo di azioni che partono dalla corteccia cerebrale. No, perché una donna può anche avere uno spike di testosterone e incazzarsi. Ma cioè, che cosa vuol dire? Sì, ma significa che all'improvviso pensa da uomo. No, si parla di percentuali. Ha una percentuale di testosterone più alto, quindi sarà quindi più... Quindi pensa da uomo? Non no, ha senso. Sarà più propensa ad atteggiamenti aggressivi che sono tipicamente maschili, perché l'uomo in media ha più testosterone. Atteggiamenti, ma non il pensiero. Ma il pensiero nulla con l'identità di genere. Ma questo non lo so, lo saprà lui. Come anche atteggiamenti di cura, come vedi le professioni sanitarie magari sono più fatte di più da donne. E quello donne, secondo no? te è un costrutto sociale o anche una propensione del cervello femminile? Sicuramente anche una propensione. Quello che vesto cioè, io. Cioè, ricordiamoci non c'entra sempre... nulla con l'identità di genere. Però. Ma non... no. Allora, l'identità di genere non l'abbiamo proprio menzionata adesso. Ma sta parlando solo di quello. No, lui ha detto che si sente, non ha detto mi identifico come donna. Ancora non tanto voi avete capito. Ma ha detto mi identifico come donna? No, ha detto ho dei pensieri femminili, quindi mi sto interrogando. Mi sto interrogando se cambia sesso. Beh, ma non sarà l'unica discriminante, ovviamente. E poi ripeto, ti ho fatto la domanda: qual è allora la discriminante per cambiare identità di genere? Non lo sappiamo. Dovremmo chiederlo a uno che l'ha fatto. Sempre che il comportamento umano è 40% natura, 60% cultura. Quindi non si scappa, non è che uno può dire ah, solo in natura posso fare così, perché non puoi isolare un soggetto dalla cultura d'origine sua. Come non puoi togliere i costrutti sociali? Il costrutto genetico. Ah, genetico, sì, certo. E ci sono, per esempio, dei disturbi psichici, dei disturbi di personalità, disturbi psicologici che sono tipici degli uomini e alcuni tipici delle donne. Sì. Tipo l'anoressia, la bulimia. Ah, sì, è vero, in percentuale sì. È soprattutto femminile. È una cosa più femminile. Sì. O il disturbo borderline di personalità. O ad esempio l'uomo c'ha la vigoressia. Che è l'opposto, sì, che sì. Sono praticamente quelli esatto. Che si vedono sempre piccoli e vogliono diventare enormi e si fanno gli steroidi. E le donne sono una percentuale minima proprio. Ma infatti quello che dico io, poi se voi ci pensate un attimo, scusa. Le società, dalla storia dell'uomo, proprio dall'inizio dei tempi, perché sono più o meno similari? Cioè perché si sono costruite in maniera similare, no? Diciamo in maniera proprio semplice, l'uomo cacciatore, la donna che bada, sì. La famiglia. Ci sarà anche un discorso proprio genetico?
Sì, di anche in virtù del fatto che magari la donna, anche la fisicità, vabbè, guardaci, cioè, anche la donna, senso, che tiene, deve tenere il bambino, magari ci avrà un atteggiamento atavico diverso, ma vedi anche nel mondo la animale, forza fisica, questo la... questo Dio, quindi sì, non è soltanto una cosa che la società ha creato, allora poi, quello sicuramente, o come hai detto tu, sarà una linea percentuale altissima, però secondo me c'è anche una propensione naturale, perché com'è possibile che tutte le civiltà praticamente più o meno, salve qualcuna, non lo so, le amazzoni, si sono più o meno costituite nello stesso modo, come impostazione di base. Sì, però le amazzoni dovevano farli fuori, gli uomini, sì, per poter avere tipo avanti di religiose, loro, esatto. Cioè, comunque, sì, non ci possiamo prendere in giro, il fisico dell'uomo è fatto per fare lavori di forza, è fatto per la forza, il fisico della donna no, per quanto tu puoi allenarlo, cioè io mi posso allenare quanto marra, ma non, certo, diventerò mai grossa. Per un discorso marra, anche ormonale, come ti ho detto prima. Esatto. E infatti ci fu il problema relativo alle donne transgender nelle competizioni femminili. Cioè che era un uomo che ha fatto il transfer in donna e poi va a gareggiare con le donne, ovviamente gli spaccava il culo, perché di base ha però un... Però quello dovresti metterlo nel doping, no? Solo che poi lo si lamentano perché non posso se sono donna. Okay, è una cosa che è successa veramente? Cioè un fatto... Sì, 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 è successo, successo. Si sono lamentate perché questa ha stravinto tutto. Aspetta, però magari è stata 20 anni uomo. Ha rotto proprio lo... Come dice, lo il record, no, come dice, la faccia, ha rotto la mandibola a una donna, cioè l'ha distrutte tutte, perché era il doppio. Eh sì, ma perché tu c'hai, si identificava come donna. Se tu tipo c'hai 30 anni, ma sei stata 20 anni uomo, e che ne so, 10 anni donna, tu comunque quel trascorso, quella formazione muscolare e scheletrica non è che scompare, certo. Era pure un'altra cosa, certo, che ho letto, obiettavano a Sam Smith, dice, cioè tu non hai, ad esempio, mai avuto il ciclo, cioè come fai a dire... di sapere com'è anche solo passare un minuto. E questo da vale donna per tutte, allora, le persone che sono nate uomo. È un'obiezione valida, secondo me. Mica dobbiamo, vabbè, dare tutto per scontato. Tutto per no, buono. Però non penso che, cioè, una donna sia donna per il ciclo, no? Perché sono pure quelle che no, non ce l'hanno. Ma magari c'è. Io non so com'è essere donna. Magari ho uguale, però non lo posso sapere come ci si sente. Ci sono, come dici tu, delle enormi differenze ormonali. Io posso anche solo immaginare com'è essere un altro essere vivente con totali, appunto, equilibri ormonali diversi, insomma. Come faccio forse a immaginarlo? No. Forse solo alcuni aspetti. Infatti qua dicono, magari lui... Aspetta, scusa, stavo leggendo. Sopra. Magari lui, per pensiero, intende nei modi di vivere o negli atteggiamenti, quindi è sociale questo, si rende conto che si trova a più agio con donne, intavolando discorsi migliori o cose simili. Vabbè, cazzo, c'è pure io, mi trovo meglio a parlare con le donne. Magari non necessariamente inculcando la sfera sessuale. Ah, vabbè. Ormai inculcato. Magari gli piace la fregna comunque. Vabbè, c'entra cazzo. Vabbè. No, allora, probabilmente da questa accesa discussione che abbiamo avuto, la sua potrebbe essere in realtà una percezione sociale. Gli ho detto solo penso come una donna, poi cioè nel senso magari mi piace stereotipo femminile quello, di sì, come si pensa questo, che pensi, però vabbè, donna, non lo possiamo, no, sapere, nel senso non è che uno può fare processare intenzione alla fine. Ragazzi, grazie, visto questa live, voglio dire un'ultima cosa, bellissimo, voglio dire un'ultima cosa, io metterei in chat uno spam di emoticon di Flame per fargli in bocca al lupo, perché sta in ospedale, niente di grave, però facciamo un bocca al lupo a Flame per l'operazione. Flame sta in ospedale e uscirà a breve, l'operano oggi, sì. Quindi dai, una spam di Flame in chat. E ricordo a tutti che mi serve un avvocato di Roma, quindi scrivetemi in direct. Ok, grazie a Buga per aver assistito a questo cringe. E poi grazie questa discussione accesa che è venuta fuori, ma è sempre un piacere. È sempre un piacere. Cioè, anche quando si è in contrasto, poi si riesce a magari ad arrivare a delle conclusioni. X-Drake, ma te X-Drake? No. Basti, ciao ragazzi, ciao, ci sentiamo e ci vediamo stasera o domani. Ciao. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Rama, rama.
A banda de fro.